Franco Carraro, 74 anni il prossimo dicembre, una volta è stato definito da un giornalista sportivo, dopo Fidel Castro, la persona che nel mondo ha più potere da più tempo. In effetti è stato 3 volte ministro, altrettanto presidente della FIGC, la Federazione del Calcio, presidente del CONI, ora parlamentare del PDL, ma soprattutto è stato sindaco di Roma dal 1989 al 1993. Ma le priorità di allora erano diverse da quelle che affronta un sindaco? La priorità di fondo è esattamente la stessa, e cioè la necessità per la città che ospita il 20% delle opere d'arte del mondo, che non ha uguali come contenuti artistici, di risolvere il problema del centro storico portando fuori gli uffici. E poi c'è il problema di fondo, che è un problema culturale. Roma una volta costruiva sopra quello che esisteva. Naturalmente quando scavi trovi molte cose. Allora, perché quando trovi qualche cosa ti fermi, chiudi? Perché quando sta sottoterra non viene utilizzato e fruito da nessuno. Si conserva, ma si conserva per chi? Non sarebbe meglio conservarlo in qualche modo, magari altrove, per renderlo fruibile ai romani, agli italiani, ai cittadini del mondo e consentire alla città di evolversi? Come voteranno i romani fra una settimana? E a me sembra che in questo momento Alemanno stia recuperando e forse mi sembra il candidato più probabile. Quindi se andassero al ballottaggio, per esempio Alemanno e Marino, chi passerebbe? Ma io ripeto, a me sembra che l'aria stia migliorando per Alemanno. E Marchini è una persona che conosce sicuramente Roma, ma insomma paga il fatto di essere da solo. Dovendo dare un giudizio spassionato, è stato meglio il sindaco Carraro o il sindaco Alemanno? Ma guardi, i paragoni non sono assolutamente possibili, poi io sono impossibilitato a giudicare me stesso. Per cui sono... Allora facciamo, tra Rutelli e Veltroni chi sceglie? Guardi, forse ha fatto di più Rutelli, il quale però ha beneficiato di 2 dati di fatto, il Giubileo e i danari che in occasione del Giubileo sono stati messi a disposizione di Roma. Io penso che per il nuovo sindaco di Roma sia fondamentale che il governo riesca, dialogando con l'Europa e adottando delle misure economiche adatte, a togliere l'economia italiana dalla situazione complicatissima nella quale è, perché in base al detto c'est l'argent qui fait la guerre, se il nuovo sindaco di Roma si dovrà trovare a gestire la città avendo qualche euro a disposizione potrà realizzare qualche cosa, se avrà un paese seduto, anzi in ginocchio come è attualmente l'Italia, credo che anche con la bacchetta anche magica, non, questa è la situazione.